Rieccoci qui su Rev Strategy, partita con il papato, 1552, ben ritrovati. Togliamo la pausa, abbiamo appena finito una guerra con la Spagna, vittoriosa, dove abbiamo preso Sicilia, Sardegna, Corsica, no, la Corsica c'avevamo già, le Baleari, un pezzo delle Canarie e anche questo pezzettino qua d'Africa, che ci apre uno sbocco su chissà dove, vedremo. E ora giustamente stiamo facendo tutti questi nuovi territori core. Alcuni core, altri invece una compagnia commerciale. Faremo una compagnia commerciale qui. Quindi core solo territoriali. Abbiamo completato una missione. Questa qua che chiedeva di conquistare le isole. Ci dà claim su aree che abbiamo già. Succede ridondanza. Ok, ora abbiamo una missione qua che ci richiede di prendere tutti i territori italiani, che eventualmente faremo. Prima o poi questi, i francesi ci dovranno ridare questa zona qua. Ora, c'è un'istituzione, siamo indietro di un'istituzione, ma è appena spawnata ed è spawnata a Parma. Nuovo Papa, 315 Clemente VII, 315 non è male, 46 anni. Siamo avantissimo adesso, facciamo 15 punti militari. Ok, non siamo così tanto avanti. Poi possiamo permettercelo, anche perché tanto vogliamo sbloccare. È indulgente, meno 10% trade efficiency. Ah, brutta, brutta caratteristica. Ok, dove sono le mie armate? Facciamole tornare in patria. Stanno tornando, stanno tornando. Allora, questi li facciamo fare l'addestramento, così tiriamo sul professionalismo. La nostra flotta vittoriosa anche la facciamo tornare in patria. La ormeggiamo qui a Sassari. Abbiamo un sacco di denari. Direi Duomo di Milano livello 2. Non è neanche così efficace. La Reggia di Caserta no. Duomo di Firenze. Ah, da splendore. Non è male. Splendore più i consiglieri che costano di meno. Sì. Facciamo il Duomo di Firenze livello 2. Ok, facciamo più 5% costo perché questo evento qua, moschetto arco, non voglio perdere 15 di tradizione. Quindi prendiamo questo. E comunque sì, dobbiamo sbloccare la printing press, la stampa. Che comunque stiamo ottenendo ad alta velocità sia in Liguria, quasi sbloccata, che a Roma, che ci vorrà un attimo di più. Lucca abbastanza avanti. Credo che una volta che ce l'abbiamo sia in Liguria che a Roma, sarà fattibile abbracciarla come istituzione. Ok, è morto uno dei nostri generali. Che sfiga, oh. Avevano appena iniziato ad addestrarsi. Riprendete a farlo. Lo faccio anche con altre armate, così adesso il professionalismo sale anche un po' più velocemente. Questi li parcheggiamo qua a Roma. Già che siamo qua, finalmente, inizio a costruire uno spy network su Tunisi. Perché ora che confiniamo, è ora di fare un po' di guerra agli infedeli. Ah, avevo già iniziato la fine dell'altro episodio. Pardon. Errore mio. Possiamo già creare un claim su Tunisi. O su tutto il golfo qua. Sì, per adesso facciamo così. Eccoci qua. Tanto non possiamo ancora fare guerra. Abbiamo tutti questi moltissimi territori da rendere core. Con calma, tutto a tempo debito. Ok, possiamo riprendere la missione commerciale con la nostra flotta commerciale. No, non è una flotta commerciale. Perché è così poco efficiente? Ci sono un po' di trasporti, solo quello. Ah, forse c'è qualcosa che io voglio fare. E ci sono sempre i pirati qua a Genova. Ok. Fai questo. Non male. Quindi sì, si va verso Tunisi. Come potete vedere, l'Austria ha ereditato la Borgogna. Gran Bretagna sono diventati anglicani. La riforma è più o meno sotto controllo. Ah, non così tanto.
I protestanti si stanno espandendo nel nord Europa, nel nord della Germania, ok. Penseremo a questo. Ora, con calma riconvertiremo anche queste poche province italiane che sono protestanti. Bisogna aspettare che passi lo zelo. Ma ovviamente lo facciamo. Abbiamo bastonato la Spagna, la nostra power projection è molto alta in questo momento. Giustamente. Ok, abbiamo la stampa a Genova. Ora si propagherà ancora più velocemente a Lucca. Ci vorrà ancora un attimo qua. Questo me lo potevo permettere. Lo volevo... Anche... Oh, ma no, mi sono visto quanto costava tirare su Roma, perché Roma ha 53 di development. Cioè, Roma superpotenza. La città di Roma è avantissimo. Ok, costruiamo un workshop in Molise che facciamo la carta, non è male. Empower qua a Venezia da 500. Fammi controllare la dieta. Possiamo convocare una dieta. Facciamolo. Ok, il clero vuole overextension meno di 1%, che tanto è il nostro obiettivo naturale, no? Sono 50 di administrative power a gratis. La nobiltà vorrebbe... No, manpower 10 in Corsica, non voglio sprecare tutta sta... Ok, facciamo questa del clero perché è facile. La stiamo già facendo, capite? Ci vorrà un po', ma... Andiamo a velocità 5. Tanto è una fase di consolidamento. Ci guardiamo un po' attorno su cosa sta succedendo. Questi ottomani che erano intervenuti nella guerra precedente con l'abilità di intervenire tra guerre e tra great power, se c'è uno squilibrio di potere, li abbiamo dovuti placare dandogli due province qua dell'Ungheria. Ma l'Austria è d'accordo con noi, sono ancora nostri amici. Primi core fatti, possiamo anche fare una riforma. Vediamo un po'. Questo tier cosa ci dà? C'è democrazia teocratica, disabilita la dieta ma ottiene il Parlamento. Ma non è molto papale. Da meno uno di unrest. Il Parlamento... Sì, da dei... Si possono iniziare i dibattiti, ma no, non mi interessa. Questo dà assolutismo più 20. Non siamo ancora nell'età dell'assolutismo, ma lo saremo nel giro di 40 anni. E sinceramente mi tenta, perché massimo assolutismo più 20 non è niente male. Quest'altro invece dà meno uno arresto e più uno relazioni. Non è troppo male, ma io credo che prenderò Divine Guidance. Sì. Sì. Praticamente una variazione della teoria del diritto divino, solo che invece di essere un sovrano noi siamo direttamente il Papa. Ancora meglio. Il popolo sa perfettamente che noi meritiamo il potere assoluto. Prendiamo questa. Tornerà piuttosto utile. Intanto, come potete vedere, siamo indietro con gli obiettivi qua di questa era. Per fortuna ci dà un po' di splendore il Duomo di Firenze. Adesso pian piano facciamo le conversioni, quindi almeno finiamo quello delle conversioni, così iniziamo a fare un po' più di splendore velocemente. Perché vorrei sbloccare qualcosa. Ok, si può convertire Sassari in soli 11 mesi. Far ritornare all'ovile. Possiamo fare degli altri core. Abbiamo quasi fatto, perfetto. Qui ci vogliono dei denari. Ok. Teniamoceli buoni. Il favore è alto. Ah, fermi. Ok, prendiamo un po' di corruzione, ma administrative power? No. Quanta corruzione abbiamo? Siamo a zero, ma sì, possiamo permettercelo. Anche se siamo avantissimo di administrative, più 190%. E non abbiamo neanche un'idea group. Ah, il prossimo idea group ve lo dico, ci ho pensato molto. Prenderò Exploration. Si va un po' a colonizzare, anche se il Nuovo Mondo è già un pochino occupato. Ora, il Nord America no, ma il Nord America è difficile da prendere. Voglio arrivare in Giappone, voglio un po' anche... Voglio vedere... C'è una missione di arrivare in Giappone e in Cina. Non devi. Non credo tu debba convertirli. Però sì, c'è una missione qua. Voglio andare di là. Sì, fare le missioni. Mandare i gesuiti. Guarda qua. Sì. Non sarebbe male fare questo tipo di papa davvero globale. Potenza globale, papato globale. Questa è l'idea. Nuove navi grandi. Ricordiamo che questa flotta eventualmente deve affondare quella degli ottomani. Noi sogniamo in grande, pensiamo in grande e sogniamo in grande.
Ok, dobbiamo fare i core definitivi, quindi almeno abbiamo un po' di administrative power da spendere, anche che siamo avantissimo con la tecnologia. I tunisini non sono alleati con gli ottomani, no? Ma che cavolo! No? Certo che lo sono. E io che pensavo che l'avrei fatta franca così. Questa non è fattibile. Bisognerà pensare a qualcosa. Bisognerà pensare a fare qualcosa per fregare i tunisini, chiaramente. Perché davvero io non ho tanta voglia di combattere contro gli ottomani. Ok, i francesi hanno reclamato il Canada. Ah, sì, hanno un bel pezzo. Ah, puoi capire. I francesi vogliono dei soldi da noi, ma i francesi non hanno capito che loro sono i prossimi che se mi fanno arrabbiare, altro che hanno territori qua in Italia, Monferrato e Pavia. Territori del Papa. Convertito Sassari. Piccola rivolta a Napoli. Contadini. Venite qua. Evento del mercantilismo, prendiamolo. Il nostro mercantilismo è indietro ed è molto forte. Nuovo giro di core, tutte le Baleari sono core. Si può convertire Bari, perfetto, convertiamo Bari. Bisognerà davvero inventarsi qualcosa qua. Con i tunisini. Aspetta, aspetta. Posso fare un claim su Marrakesh? Che sono alleati? Da qui? Non è nello stesso lembo di mare, ah, davvero? Sì, non credo proprio di poterlo fare, dovrebbe essere nello stesso lembo di mare. Tanto abbiamo un diplomatico, se per questo abbiamo un diplomatico qua che tenta di ottenere i favori del Portogallo che ci odia, perché sono entrati in guerra con noi, quindi sarà abbastanza lunga qua, questa faccenda del Portogallo. Andiamo a riprendere il favore. Non lo so. Con l'Austria, sì. Facciamolo qui con l'Austria. Che non so quanto ho al momento. Ah no, 92, lo stavamo già facendo. Fermi tutti. Allora cosa potrei fare? Potrei. Gli ottomani sono rivali. Gran Bretagna anche mi considera rivale. Cioè, io considero rivali loro, potrei cambiarlo. Dove lo usiamo questo diplomatico? Non ho davvero un posto ovvio per questo diplomatico. Dobbiamo convertire 10 province poi per questa missione qua della controriforma, ma lo stiamo già facendo. Non ne abbiamo neanche abbastanza da convertire qua, ma con calma lo facciamo. E per adesso questo diplomatico me lo tengo qua. Ci penso. Nel frattempo facciamo più core veri e propri. Messina in rivolta? Ma io l'ho appena fatta core. È normale, abbiamo appena conquistato tutte queste isole, questi territori. Quindi fammi ridurre qua l'autonomia. E se si devono ribellare... si ribellano di sicuro adesso. Vabbè, abbiamo questa armata piccola che si può facilmente trasportare in Sardegna. La Francia, nostro alleato, vuole che entriamo in questa guerra qua in Africa? Ma io per adesso lo faccio, anche se sarebbe più bene l'occasione per rompere con la Francia, ma io non voglio ancora rompere con la Francia, perché comunque mi serve per adesso. Gli spagnoli sono lì. Ok, il nostro generale ha ottenuto un nuovo tratto da aver massacrato un po' di ribelli messinesi, così. Ok, siamo sotto 1% di overextension, quindi abbiamo completato l'obiettivo che ci avevano assegnato gli estate, la dieta. Non so se riusciremo a fare una guerra a questo episodio. Io pensavo che i tunisini sarebbero stati facili da prendere, fregarli così. Invece non è così ovvio. Quanto è grossa la marina ottomana? No, perché con un po' di tattica li si potrebbe quasi fregare navalmente, ma gli ottomani non sono gli spagnoli. La loro marina intanto è grossa praticamente quanto la mia, cioè... No, no, no. Pessima idea. Allora facciamo una piccola guerra qua. Andiamo a prendere Brescia e Verona, che sono nostri claim.
territorio del papato, del regno di Dio. Legittimo. Possiamo le truppe. 7 di devozione, 10 di influenza papale. Ok. Te lo dici tu. Così a gratis lo prendo. Non è male. Vediamo se c'è qualche cosa che possiamo. Possiamo fare degli edifici delle trade company qua. Ad esempio, direi di fare qualcosa che potenzia. Trade steering. Questo migliora il trade steering dei nostri mercanti, ma non abbiamo ancora molti. Per adesso facciamo questo qua, production efficiency. Così facciamo più zucchero qui. Dolcissimo. Siamo in questa guerra qua con Jollof, di cui non ce ne frega niente. Ci pensa la Francia. Meno che non arrivino qua. No, non arriveranno qua a rompere le palle. Non credo abbiano navi. Quindi siamo al sicuro. E visto che siamo già in questa guerra, adesso dichiariamo i veneziani e tinteggiamo un po' la mappa. Non ci servono alleati, ovviamente. Prenderemo Verona e Brescia. Guardate, io per adesso tengo a velocità 5. Tanto questa è una formalità. Oh, i tunisini continuano a raidarci le coste. Sono noiosi. Mi dà fastidio più il tooltip che appare che effettivamente il danno, che non è neanche un danno. Sto davvero considerando, a parte questa guerra formalità, sto considerando dove dovremmo espanderci. Perché non è ovvio. Abbiamo convertito Bari, benissimo. Anche con l'Austria. Le truppe degli ottomani sono davvero molto potenti. Declinano intorno al 1600, 1650. Hanno un declino in i pip, la qualità. La qualità delle unità ha un declino pesante per gli ottomani. E quindi diciamo lì si passa avanti. E l'ideale è non ingaggiarli fino ad allora, ovviamente. Sarebbe davvero la cosa che si vuole fare. Facciamo un workshop qua. Questo ci fa risparmiare governi incapacity. Quanto abbiamo di governi incapacity? 734 su 1000. Non siamo particolarmente vicini al cap, quindi non siamo davvero disperati da dover fare quello. Rivoluzione agricola. Ok, prendiamo più uno di manpower a Napoli. Sette per cento. Ah, questa è noiosa. Possiamo questi di qua. Questa è un po' la parte noiosa di prendere tutte queste isole. Ma poi non si ribelleranno più. È solo perché le abbiamo appena prese. Ribelli sulle Baleari. Dobbiamo trasportare le truppe. Possiamo teccare. Tecchiamo militare. Siamo avanti. Nuovi cannoni. I cannoni a livello 13 fanno sì che tu inizi. Praticamente fino a livello 13 non ne vuoi davvero tanti. Da livello 13 in poi sono piuttosto efficienti in combattimento. Ne vuoi molti di più nelle tue stack, nelle tue armate. Dal 16 in poi tu vuoi la stessa quantità di fanteria e cannoni. Non siamo ancora al 16, quindi abbiamo tempo per costruire dei cannoni. Qua, come vedete, io ho questa inutilissima cavalleria. Io adesso la smantello. Anche se non sono vicino al force limit, ma è più per una questione di. Non voglio l'armata troppo grossa per attrition. E qua. Si arriva. Iniziamo a portare i cannoni a 10. Poi con calma ne facciamo altri anche qua. 24, 2, 7. Inizia a farne 2. Ce li possiamo ampiamente permettere. Il nostro force limit è 138. Abbiamo 78 al momento, quindi. Sì, separatismo nelle Baleari, lo so. Ci vuole un attimo per andare a raccattarli. Ok, siamo arrivati. Nostra flotta celere. Anche a Cagliari. Preso Verona. Perché non si arrendono? Che diavolo vogliono ancora? Perché c'è un Clev anche in questa guerra. Ma davvero? Datemi tutto. No. Tra l'altro coalizione, ok, solita coalizione da 5 stati che non è neanche una coalizione, quindi
Possiamo ampiamente fregarcene. Devo andare ad assediare Clev lassù. Capisco. Siete protestanti? Ah, non siete protestanti. Vi avrei convertito a forza se eravate protestanti. Ah, aspettiamo un secondo. C'è un'armata qui in realtà. Ok, ci stanno assediando Avignone, che è praticamente un parafulmine. È stato un parafulmine dall'inizio della campagna. Vanno sempre ad assediarci Avignone. Che cavolo. Separatismo a Cagliari. Sì, ho capito, ho capito. Siamo leader mondiali nel commercio di vetro. Ci dà 5% di risparmio sulla tecnologia diplomatica. Ottimo. E tra l'altro io livello adesso. Questo ci tiene avanti. Abbiamo 43 di innovatività e non è neanche il 1600. Un punteggio molto buono. Possiamo accettare altre culture? No, non possiamo. Va bene. Va bene così. Magari si arrendono questi senza che io debba andare ad assediarli là sopra. No, non lo fanno. Va bene. Andremo lì sopra. Cosa vi devo dire? Si va lì sopra? Si va. Vamos. Sto guardando la tregua con gli spagnoli quanto è lunga. Ancora 11 anni. Bene. Ancora 11 anni per adesso. Ancora 11 anni. Non durerà troppo a lungo, finiti quegli 11 anni, perché io vado subito a zomparli sopra. Io non voglio davvero. L'Austria in guerra? Ah no, sono la Polonia e la Boemia. La guerra è iniziata dal Brandeburgo. Com'è la situazione? Ci sono già le leghe? No, non ci sono ancora le leghe. Lega Santa. Mi schiererò di sicuro con i cattolici. Sono il Papa, ovviamente, nella guerra imperiale, che però per adesso non c'è. Quindi nisba per ora. Ok, la Scandinavia è ancora cattolica. Buono a sapersi. Ah, vedete, abbiamo due ammiraglie perché abbiamo anche quella spagnola che gli abbiamo catturato. Anche che non dà i bonus d'ammiraglio, ovviamente, sarebbe davvero sarebbe davvero troppo forte. E la Corsica! Sì. Ah, sono ancora protestanti in Corsica? Perché c'è il centro, vero? Ah no, 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 no. Ok, no. Non sono protestanti. Sì, il centro di riforma lo abbiamo convertito, ovviamente. E abbiamo fatto fuori questi zeloti protestanti in Corsica, buono. Edifici? Edifici, edifici, edifici. Facciamo porti? Tanto siamo una potenza anche marittima. Ci servirà il force limit alto. Perché poi faremo un sacco di altre navi commerciali. Faremo un sacco di cose. Upgradiamo tutte queste navi appena possiamo permettercelo. Tipo ora. Tutte quelle che non sono al massimo della tecnologia. Sì, perché considerata la nostra posizione geografica, vincere contro gli ottomani ovviamente passa anche da avere una flotta più alta. Soprattutto se poi si riesce a occupare qualcosa e si riesce a bloccare su qualche isola. Prendiamo administrative. Vabbè, un po' di corruzione, cosa vuoi che sia. Finalmente abbiamo finito questa guerra. Abbiamo finito questa guerra qua. Da Clem mi faccio dare Ducati e War Reparation. Va sempre bene. E ora annettiamo questi due territori? Protestanti, tra l'altro. E Venezia. Non esiste più. Venezia non esiste più. Neanche sulle isole. Da nessuna parte. E possiamo subito convertire Verona. Quante conversioni ci servono ancora? Ce ne servono quattro. Ah. Dobbiamo conquistare qualche posto giusto per convertirlo qua. Confermiamo che non si possono fare i claim qui perché sono due aree di. Già, due aree di mare. Quindi non saprei davvero che cosa fare con questi. Stavo facendo lo spy network per niente. Ricostruiamo lo spy network sugli spagnoli. Comunque avere un buono spy network aiuta perché i claim aiutano sempre. Anche perché non credo che abbiamo più un casus belli. Ah sì, abbiamo Malta. Credo che poi si dichiarerà per Malta. Così, sai, non si occupa con la superiorità navale.
Non credo che gli spagnoli stiano ricostruendo la loro flotta ad alta velocità. Ah, hanno 8 navi grandi e 20 trasporti. Considerato che abbiamo distrutto il grosso dei trasporti, ma comunque stanno annaspando. Antonia Felicini, ok, uno dei nostri consiglieri da 3 stelle, livello 3, sono tutti livello 3, c'è questo evento che ci sconta la tecnologia militare per 5 anni e possiamo scegliere tra 50 di prestigio e 50 di administrative. Prendiamo administrative perché il nostro prestigio è a 100. A giocare con il Papa qua con il prestigio è sempre a 100. Ok, la Francia ha vinto la loro guerra in Africa. Buon per loro a sto punto. Possiamo finalmente abbracciare questa istituzione a breve? Possiamo già farlo, ma costa 1850. Quindi dobbiamo mettere da parte più soldi o aspettare di abbracciarla di più? Si potrebbe magari aspettare Firenze, che il prossimo anno la fa. Nel frattempo, finita la tregua con le colonie portoghesi, col Portogallo anche. Pensiamo, 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 pensiamo. Facciamo, ora che è finita la guerra, facciamo fare il drilling, l'addestramento alle armate. Facciamo tornare questi scappati di casa dalla Germania. Guarda lì Treviri quanto è grossa. Super arcivescovado. Un altro evento minore. Fermi tutti, a chi ha dichiarato guerra la Francia? Non stavo... Stanno... Ci stanno andando secchi. Questi non sono in Africa, questi sono nativi nordamericani, ok. Sono lassù in Canada. Sono comunque andato piuttosto secchi. Prendiamo un nuovo advisor qua, lo vogliamo più 3. Non mi piacciono davvero questi più 3 che ci sono. Ma io prendo trade efficiency e lo promuovo. Sì, facciamo così. Sono soldi in più. Visto che dobbiamo mettere da parte questi soldini qua. Generale. Così possono fare l'army drilling anche qua. Che il mio professionalismo è ancora molto basso. Ah, siamo quasi arrivati a 20% adesso. Così sblocchiamo i supply depot. Possiamo creare i supply depot in giro, aumentare il force limit. Sì, qua gli ottomani quando li si troverà occupati? La risposta è mai. Gli unici rivali degli ottomani siamo io e l'Austria. Non c'è davvero tanto che si può fare. Traditori, traditori contro... Ok, si può perdere fedeltà dei nobili ma guadagnare professionalismo o perdere professionalismo. La fedeltà resta sopra 30, quindi niente rivolte. Sì, prendiamo questa. Voglio il professionalismo. Siamo oltre il 20% adesso. Non male. Brescia e Cor. La Francia con chi è alleata? A parte che con noi. Treviri, Lorena e Orléans. Vabbè, se noi rompiamo l'alleanza si cercano di sicuro un'alleanza più forte. Anche se l'alleanza più forte non possono essere gli spagnoli perché sono rivali. C'è da pensare molto. C'è davvero da pensare molto. La nostra tregua con gli ottomani, quella che era dovuta al loro intervento, è finita. No grazie, per adesso no grazie. Non so davvero dove espanderci, perché adesso prendiamo ovviamente poi Exploration e possiamo guardarci attorno. Possiamo pure attaccare il Congo, magari, così abbiamo province da convertire e facciamo l'obiettivo. Non è davvero male. Eh sì, questo è un episodio di consolidamento. Stavo anche testando un nuovo settaggio audio. Fatemi sapere voi che cosa fareste. Chiaramente si andrà avanti con la Spagna, ma non si può ancora fare adesso. Gli ottomani, io potrei anche farlo. Diventa una guerra dove metto a velocità 2 e si va di micromanagement spinto. La posso anche vincere, credo, con l'Austria e la Francia. Però l'accortezza vorrebbe che noi aspettiamo il 1600 e che loro entrino in una fase quantomeno, se non di declino, perché non entrano quasi mai in declino, entrano in una fase di stagnazione. Volevo anche ringraziare tutti, abbiamo superato 40 iscritti.
Questo è un canale che è iniziato neanche 20 giorni fa. Quindi grazie a tutti. Se vi interessa questa serie, iscrivetevi. A settembre porterò un'altra serie di Lupo Universalis 4, una serie di Crusader Kings 3, dove il gioco lo conosco di meno, me lo sto ristudiando, quindi avrò ancora più bisogno di commenti e aiuto. Ci vediamo nel prossimo video, ci vediamo domani. Ciao!